Curiosi di sapere qualcosa di più sul nuovo evento teatrale al Marco Scacchi di Gallese, con l'amica Tuscia siamo andati a sbirciare dietro le quinte. Abbiamo così incontrato il regista e l'autrice del dramma in tre atti. Venendo a Gallese, tra le prime cose che ho conosciuto è stato il culto di San Famiano e questa vicenda dell'uccisione della duchessa Violante. Noi lo rappresentiamo attraverso la documentazione che è stata ritrovata da Stendhal. E Paola Testa l'ha ripresa e ne ha fatto un dramma che noi molto volentieri rappresentiamo perché i fatti si sono svolti a Gallese. Sì, sì, è una storia vera che è accaduta qui a Gallese, al castello, nel 1559. E io ho praticamente preso spunto da parecchie cronache che esistono sulla storia di Violante e ho rielaborato la storia inserendo anche dei personaggi nuovi che non compaiono in queste cronache perché erano funzionali al testo e quindi mi servivano per imbastire meglio la storia e per farla funzionare, ecco. È un delitto d'onore, se lo vogliamo chiamare così, perché Violante Garaffa è stata, dalle cronache, da quello che si evince, ingiustamente accusata di adulterio con questo amministratore, una sorta di amministratore era in famiglia, Marcello Capece, e è stata condannata a morte dal marito e dalla famiglia del marito, il marito Giovanni Garaffa, e è stata giustiziata nell'agosto del 1559, proprio qui al castello di Gallese. Non saresti né la prima né l'ultima. Ma la storia non finisce con la morte della duchessa. No, in seguito il Giovanni Garaffa e altri componenti della famiglia furono processati e condannati a morte proprio per aver commesso questo delitto. E ci sono anche dei documenti dove praticamente si parla di questo processo a Giovanni Garaffa e ai parenti di Violante Diaz. Perché lei era spagnola di origine e quindi ci sono sicuramente negli archivi anche notizie relative al processo. Si dice da queste cronache che fosse incinta di 6 mesi e è stata giustiziata pur essendo, ecco, in attesa. È una storia che ci riguarda questo territorio gallese, ma non solo, perché si parla anche di Soriano, perché Marcello Capece è stato poi giustiziato anche lui, ucciso a Soriano, nelle prigioni di Soriano. Quindi è una storia che riguarda il nostro territorio. Poi è un momento di teatro, chi è appassionato di teatro spero che apprezzerà